Sedere qui? No, velocemente volevo approfittare anche dell'occasione per ringraziare la nostra associazione di volontariato che si chiama Mamma 5 e la presidente che è qui presente, Gabriella Gualdi, perché svolgono un ruolo molto attivo, diciamo parallelo alla, sempre a questo tema dell'alimentazione. Perché è sì importante curare un equilibrio dell'alimentazione, valutarne tutte le diciamo, gli aspetti salutari e quant'altro, ma è altrettanto importante evitare lo spreco. Ecco, l'obiettivo di questa associazione di volontariato è appunto una lotta agli sprechi, una lotta agli sprechi che ultimamente è stata anche oggetto di una legge specifica ad agosto, il 29 agosto è stata emanata una norma specifica, una normativa specifica e quindi cercano di diminuire tutto quello che sono le tonnellate di sprechi alimentari che si hanno continuamente distribuendo appunto frutta e verdura destinata al macero che costituisce degli esuberi di produzione che altrimenti andrebbero perduti. E sono quintali di frutta e verdura che settimanalmente vengono distribuiti a famiglie insomma bisognose e riteniamo molto importante questa attività, li ringraziamo perché supportano anche questo tipo di incontri, di conferenze che sensibilizzano l'opinione pubblica e speriamo anche per i prossimi convegni, perché questo dovrebbe essere il primo di una serie che vogliamo fare proprio per affrontare tutte quelle che noi chiamiamo le 5A, quindi alimentazione, agricoltura, ambiente, aria, acqua, li affronteremo tutti uno alla volta, sempre con il supporto dell'associazione e di tutti i volontari e di tutti i nostri seguaci. Così. Grazie. E a proposito di cibo, questa sera abbiamo un esperto, un carissimo amico che ormai conosco da 15 anni ed è un endocrinologo del reparto di endocrinologia di Torrente, nonché nutrizionista e si occupa di alimentazione e che chiamo a fare la relazione. Massimiliano Petrelli. Sì, quello è meglio, in modo che... Allora, mentre sistemiamo qua, permettetemi di ringraziare io voi per questo invito, perché appunto io sono un medico un po' particolare, nel senso che non faccio libera professione, perché credo nel sistema sanitario nazionale. Anche no, allora, gli applausi, se me lo merito, me lo fate uno alla fine e alla fine non mi applaudirete, perché vi dirò, quindi, anche perché il tempo è veramente tiranno, io sono settato su mezz'ora, ma vi voglio dire tante cose e devo correre, quindi alla fine rimarrò per rispondere anche a qualsiasi domanda, iniziamo a parlare di quello di cui siamo qui. Come vi ho già detto prima, vi dirò delle cose che sapete,
meglio, rinforziamo, delle cose che magari non sapete o sapete in un altro modo. Non voglio convincere nessuno, come ho detto, vi do spunti di riflessione, poi se ne vogliamo parlare approfondire. E con grazia appunto ho cercato di impostare per confondervi, proprio perché è nel dubbio che si cresce. Se oggi vi dicevo le cose che già sapevate, io quando vado a un congresso e mi dicono le cose che già so, ho perso tempo. Se mi dicono una cosa nuova, ci penso. Premetto che appunto io, oltre alla medicina tradizionale, sono abbonata alla medicina tradizionale cinese, e ci sarà uno spunto. Conosco benissimo Mario Pianese, il fondatore del punto macrobiotico. Non so se sapete il punto macrobiotico, il fondatore è un maceratese, soggettone, negli anni passati, grandi incontri, scontri su cose, grande rispetto. Io quello che vi dico non l'ho sentito dire, l'ho studiato, e io non critico mai nessuno a priori, perché da chiunque possiamo imparare. Se lui mi dice una cosa e poi io riesco a fare la stessa cosa, è il metodo galileiano, perché quello che dice uno in Australia lo possiamo fare anche noi qui, se è scienza, se è magia o altre cose, allora entriamo in altri ambiti, ma oggi non siamo qui per parlare di questo. Questa è la mia diapo iniziale, la faccio vedere sempre, proprio per far capire che già Ippocrate nel V secolo l'aveva capito, e questi aspetti della salute che sono stati persi e che adesso forse stiamo recuperando, legati all'alimentazione, sono assolutamente reali. Come ho detto prima, gli antibiotici e chemioterapici e qualsiasi farmaco aiutano l'organismo, ma è il nostro corpo che col sistema immunitario riesce, se riesce, a vincere la battaglia. Faccio l'esempio classico, vi farò esempi proprio terra a terra, ma per farvi capire, perché all'università parlo in un modo, con la gente parlo in un altro, per cercare di rendere semplici concetti un po' complessi. L'antibiotico mi aiuta a vincere il virus. Come vedete, io mi sono bloccato una brutta bronchita perché mi trascuro, come tutti i bravi medici che si trascurano stessi. E l'antibiotico non ci fa vincere. L'esempio classico è il paziente con AIDS. Il paziente con AIDS conclamato, un HIV positivo, è immunodeficiente, il suo sistema immunitario non c'è più e muore per infezioni semplici, nonostante i medici gli facciano tonnellate di antibiotico, perché è il nostro sistema immunitario che distrugge i virus e l'antibiotico dà una mano. Quindi mi raccomando, i farmaci e altre cose sono importanti quando usati al momento giusto da personale esperto. Fare cose così, farmaci presi a caso, non serve a niente. L'alimentazione è un farmaco, perché sono molecole e alla fine la chimica e la biochimica è sempre quella. E questa è la conclusione, ve la dico all'inizio, che siete ancora svegli e attenti. Qual è il trucco? La dieta deve essere varia ed equilibrata. Tutti i cibi fanno bene alla dose giusta. Tutti i cibi fanno male, a parte tre che adesso vedremo, se sono sia in eccesso, e questa è la nostra preoccupazione, attenzione, perché anche se sono carenti. Al corpo piace l'equilibrio, io come simbolo dell'equilibrio faccio sempre yin e yang, perché in questo gli orientali ci sono arrivati un pochettino prima di noi. Il brutto è che sta bella frase che io dico sempre agli studenti, poi ho scoperto che già qualcun altro nel 1500 l'aveva detta, che era Paracelso, dove diceva appunto che tutto è veleno e nulla esiste senza veleno, solo la dose fa in modo che il veleno non faccia effetto. E per farvi l'esempio, vi faccio l'esempio che faccio tutte le volte ai pazienti o agli studenti. Allora, acqua, siamo fatti d'acqua, 70% a seconda delle varie fasi d'età, addirittura 80-50%, dobbiamo bere 1,5 litri d'acqua, 2 litri, se facciamo sport anche di più, guardate quanta ce ne serve, che bello. Quindi l'acqua fa bene, l'acqua poi tra l'altro è l'unico nutriente a calorie zero, quindi è l'unica cosa che veramente non fa ingrassare. Allora bevo 10 litri d'acqua al giorno, se fa così bene. Non lo fate, perché se bevete 10 litri d'acqua al giorno, dopo 8-10 giorni a seconda dell'età siete al pronto soccorso. Se continuate, perché dite, ah ma io ho letto che l'acqua fa bene, dopo 20 giorni siete morti. Adesso i meccanismi sono un po' complessi, se non vi fidate, sperimentate su voi stesso. L'alimentazione in passato c'erano i libri, sì, c'era il testo dell'Artusi, ma prima era, diciamo, il buon senso, madre natura,
l'istinto, chiamatelo come vi pare, ma era quello che ci ha permesso di passare da scimmie antropomorfe a Homo sapiens sapiens e arrivare nello spazio e dovunque siamo arrivati. E come vedete, questo soggetto, che non sapeva assolutamente niente di calorie, carboidrati, proteine, e vi prego per favore iniziate a togliere dalla vostra mente questi concetti, perché in alimentazione non servono a niente. Allora, servono al mio studente quando dà l'esame di biochimica dei nutrienti, allora lì bisogna sapere le calorie, i carboidrati, le proteine, i grassi, le vitamine, ma poi nella vita reale, quando andiamo al supermercato, c'è scritto pane, pasta, c'è scritto formaggio, carne, pesce, frutta, verdura. Le calorie sono una estrapolazione, un'invenzione dell'Homo sapiens di fine 700-800, quando i grandi fisici francesi hanno iniziato a misurare la termodinamica, Lavoisier, tutte queste cose, e poi qualche sciamannato ha pensato di applicare questa cosa alla nutrizione. È tutto vero, noi seguiamo le leggi della termodinamica, che segue il motore a scoppio e che segue il sole con le sue esplosioni termiche. Però da noi le cose sono un pochettino diverse, quindi non fissiamoci, cerchiamo sempre di avere una visione globale, olistica, 360 gradi, chiamatela come volete. Quindi quest'uomo mangiava benissimo, perché c'aveva una bella zuppa, guardate, adesso non so, sì, si vede anche bene. Qui si vede una bella zuppa, cereali e legumi, qui c'è della verdura, un pochettino di pane, della cacciagione, ci arriveremo alla carne. Un bicchiere di vino rosso, cosa vuoi? Attenzione, oggi siamo messi così, ma vi ricordo che purtroppo in alcune parti del mondo siamo messi ancora così, non è che c'è solo il problema della la malnutrizione, cioè sia per eccesso che per difetto. Allora, il titolo che mi ha dato l'amica Grazia è i cibi buoni che fanno bene, i cibi cattivi che fanno male, e oggi ho detto vi voglio veramente scioccare, perché uno dei veleni, il killer number one, è questo qui, è lo zucchero. Lo zucchero, quello buono che si dà. Vediamo un po' perché. Allora, questa è arcinota, tutti si scagliano qui sull'olio di palma. Tra l'altro, posso darti del tu? Tra l'altro, il nostro ospite, ho visto che è uno dei pochi che è più incazzato con la Ferrero di me, e quindi questo mi è. Su altre cose ti ho detto, non andiamo così d'accordo, ma qui sull'olio di palma ho detto mamma mia, finalmente qualcuno che non casca nei tranelli, perché a me la Ferrero mi manda ogni settimana un'email, e non so se dopo c'è anche la Diapo sul loro sito, che dicono no, ma l'olio di palma fa bene, il nostro è buono, tutte fesserie. Però appunto l'olio di palma se ne parla tanto, vi voglio sottolineare, guardate quando ce n'è di zucchero. Esatto, bravissima, a memoria. Allora, cosa fa l'eccesso di zucchero? Eccesso, mi raccomando, ricordatevi che io parlo sempre di una situazione di normalità, non stiamo parlando già di patologie, qui parliamo di noi, gente che sta bene. L'eccesso di zuccheri semplici, così come anche l'eccesso di grassi saturi, che sono quelli che fanno male, fanno aumentare l'IGF, che questo è un ormone un po' particolare. Se aumenta l'IGF, come vedete, il recettore per il GH, che è l'ormone della crescita, quello che si usano per anabolizzarsi così, mi aumenta. Se ho tanti recettori a livello cellulare, la cellulina, quando si replica, invece che replicarsi bella e carina, si replica in maniera più veloce, più disordinata, e una di queste celluline può impazzire e dare origine a una linea tumorale. Così come l'eccesso di IGF a livello del fegato mi fa abbassare una proteina, che è quella che serve per regolare gli ormoni sessuali, che anche questi sono potenti anabolici, testosterone lo sanno tutti quelli che si dopano, che è uno dei più potenti, e l'eccesso di ormoni sessuali mi stimola e mi favorisce la crescita dei tumori. Quindi una delle sostanze più cancerogene che ci sia è lo zucchero bianco in eccesso. Stiamo parlando di zucchero bianco. Allora, qui ogni tanto comparirà questa, per me simpaticissima famigliola, perché questo è il mio bisnonno Pietro, questa è la mia bisnonna Domenica, e questo qui è il mio nonno. Come vedete, all'epoca si facevano tanti figlioli. Questa è Morrovalle, provincia di Macerata, 1920. Per la mia nonna e per il mio nonno lo zucchero era un lusso. Lo zucchero serviva per prendere la medicina amara.
non è che lo mettevi nel caffè, in altre cose. Oggi è un abuso, perché in qualsiasi bevanda, anche se c'è scritto senza zucchero, dentro qualcosa c'è. E quest'altro è un'altra di quelle ditte che prima o poi manderà un killer per spararmi, perché così, no? La pubblicità che loro fanno è estremamente accattivante, ingannevole, e noi ci sentiamo come qui, però in realtà siamo così, quindi attenzione, attenzione, questo è lo stesso un altro grande veleno. Allora dice, ma voi, dice, ha detto, ma noi siamo quelli bulli, quelli che prendono lo zucchero di canna. Allora attenzione, perché c'è il zucchero di canna integrale, che è una cosa, e lo zucchero di canna grezzo, che questo è quello che si trova molto di più. Allora, tra questo e il saccarosio estratto dalla barbabietola da zucchero, vi do una brutta notizia, non c'è nessuna differenza. L'unica cosa è che questo qui è un pelettino meno raffinato di quell'altro, più raffinato però di questo, e quindi è praticamente identico sia dal punto di vista calorico, dal punto di vista dei danni, dal punto di vista dei denti, qualsiasi cosa. Questo qui, che costa molto di più, allora ha meno calorie, stiamo parlando di 3,6 contro 4, quindi 0,4 kcal al grammo, però effettivamente ha queste cose qui. Quindi attenzione anche lì, ah no, io non prendo il saccarosio, prendo lo zucchero di canna, è sempre il saccarosio. Perché noi adesso estraiamo lo zucchero dalla barbabietola invece che dalla canna da zucchero? È colpa di la flotta inglese quando combatteva Napoleone, ma questo ci vorrebbe mezz'ora. Quindi perché noi ci andiamo lo zucchero dalla barbabietola? Grazie a Napoleone, non lui ma sempre i suoi chimici francesi, all'epoca i chimici francesi. E tutti avranno detto, però ho sentito che lì c'è una nicchia di ultra che dice no, ma io prendo il fruttosio, perché il fruttosio è lo zucchero naturale, lo zucchero della frutta. A parte il fatto che appunto il fruttosio quando si unisce al glucosio dal saccarosio e viceversa quando il saccarosio si scinde dal fruttosio, però il problema è questo, ricordatevi, equilibrio, al corpo piace l'equilibrio, l'acqua se in eccesso fa male. Anche il fruttosio, se entra accompagnato, fa dei danni, se entra da solo, fa più danni. Pare una roba strana, grazie, come fa che la faccia mi conosce, ho detto che avrei sconcertato. E infatti l'intolleranza al fruttosio, perché mentre il saccarosio, essendo una cosa equilibrata, il nostro corpo riesce a gestirlo praticamente all'infinito, cioè mentre per le proteine ci sono dei limiti, il nostro corpo, come vi dirò dopo, se mangiamo troppe proteine ci ingolfiamo, invece per le calorie no, perché ricordatevi sempre che noi siamo il risultato di milioni di anni di evoluzione, e per milioni di anni il problema era trovarlo il cibo, e quando lo trovavi non te lo potevi far strappare. Ah, sa dottore, io assimilo tutto, tutti assimiliamo tutto, perché il cibo è prezioso per il nostro corpo, il grasso è una cosa preziosa, perché è il conto corrente, è quello che ci serve se ci arriva una multa, viene un debito, altre cose, dove gli andiamo a prendere i soldi e l'energia dal conto corrente. Quindi attenzione, il fruttosio se entra da solo, proprio perché il nostro corpo è abituato a ragionare con il glucosio, l'insulina, lui non è insulinosensibile per determinate dosi, però per farvela breve, come vedete, se entra al di sopra di certe dosi, per qualcuno, mentre l'intolleranza al lattosio è una cosa ancestrale, che c'è chi ce l'ha, chi non ce l'ha, e noi siamo invertiti rispetto ai mammiferi normali, perché loro la perdono la tolleranza al lattosio, noi la metà nei paesi mediterranei, perché in Cina invece seguono la cosa di madre natura, e anche qui sempre per colpa degli antichi greci, perché qualsiasi cosa succede oggi è il risultato di qualcosa che è successo nel passato. Ecco perché vi invito sempre a studiare tutto, non l'ultimo mese, vediamo cosa è successo nell'ultimo milione di anni, capiamo e vediamo dove abbiamo sbagliato. E secondo me abbiamo sbagliato lì negli anni 60-70, sì, infatti il mio invito è tornare là. Però ritorniamo qui, nel frattempo voi sapete leggere, se metto fruttosio e tumore vengono fuori 1723 articoli su PubMed, questo è il motore di ricerca delle pubblicazioni mediche ufficiali, e qui lo sciroppo di glucosio, come vedete, è presente dappertutto, soprattutto negli americani. La cosa importante, dicevo prima, qui
cari miei signori politici, bisogna introdurre la lettura delle etichette come materia scolastica, perché se iniziamo da lì con dei professionisti, se Obama aveva il tempo di andare a fare la spesa quando era presidente, adesso ce n'era avanti più. Non andare mai a fare la spesa quando siamo affamati, perché se noi andiamo a fare la spesa prima di pranzo, prima di cena, i nostri vari sistemi ormonali, il cacciatore che è dentro di noi, vede una preda bella ricca e non se la fa scappare. Quindi noi eravamo andati per comprare il pane, le arance e lo spazzolino da denti, torniamo a casa con il carrello pieno. E quindi attenzione, perché qui è veramente le sirene di Ulisse, qui c'è gente che ci studia, ragazzi, per come infinocchiarci. Quello è un mestiere. Se noi pensiamo di aver scelto, se non ci disintossichiamo, noi siamo dei pupazzetti, proprio il gioco di prestigio delle tre carte. E anche qui mi dovete invitare per altre 3-4 volte per spiegarvi cosa fanno questi delinquenti. Quindi fare la spesa in maniera consapevole, ma per avere una consapevolezza bisogna studiare, bisogna guardare con la lente di ingrandimento, perché anche qui mettiamo dei limiti di leggibilità a queste etichette, no? Te prima dicevi, ma mettile che me le leggo, perché anche a me adesso sono diventato presbite e non ci leggo. Ecco, questa si legge bene, attenzione, leggiamo sempre bene, per 100 grammi, per porzione vuol dire che dobbiamo mangiare una porzione, perché se vedo che la porzione ce l'ha solo 140, ma me ne mangio 3 di porzioni dopo sono arrivato qua, quindi mi raccomando. E anche qui vi posso dimostrare che chiunque di voi, se entriamo nel dettaglio, casca nei trappoloni, e qualche trappolone ve lo insegno. Per esempio, i biscotti senza zucchero, un paziente diabetico, ha detto c'è il diabete, lo zucchero fa male, mi stavo cercando di convincere che lo zucchero, l'eccesso di zucchero fa male, e quindi noi prendiamo i biscotti della Gambusera, questi qui, no, buoni così, sì, sono senza zucchero. Però hanno 70 grammi di carboidrati, queste sono le calorie, i carboidrati, i grassi, la fibra. Allora, questi senza zucchero hanno 70 grammi di carboidrati. Ah, se ho tolto qualcosa, qualche altra cosa devo aver aggiunto, infatti rispetto a questi altri hanno più grassi. Infatti le calorie sono senza zucchero, non sono senza calorie. Tanto i nutrienti sul pianeta Terra, ragazzi, sono 5 carboidrati. Abbiamo detto anche se non li dovete sapere, però adesso diciamo carboidrati, proteine, grassi, minerali e vitamine. Questi due non hanno calorie, quindi se tolgo uno di questi per far 100, un altro lo devo aumentare, se no il 100 non porta. E quindi abbiamo preso dei biscotti senza zucchero, quindi fanno bene per il diabete, li fanno dimagrire, visto che fanno dimagrire invece che 4 ne prendo 5, le calorie sono di più. I crackers, chi di voi ha fatto una dieta, qualche criminale di mio collega, cosa gli ha detto? Spezza fame, prendi un pacchetto di cracker. Il cracker è bello secco, poca acqua, è bello oleoso e quindi grassi ce n'è tante e calorie ce n'è tante. Guarda un po' qual è l'alimento più sano, il pane integrale, quello che mangiava sempre mio nonno da piccolo e che noi adesso dovremo cercare di mangiare, proprio perché guarda un po' i carboidrati, il pane è quello che ce n'è di meno, pane integrale perché c'è la fibra che non è. I grassi ce ne sono pochi e c'è tanta fibra, che la fibra è una cosa buona che aiuta il nostro intestino a ritrovare equilibri che prima sentivo lì nel backstage. Quindi un messaggio, keep calm and no sugar. Allora, lo zucchero aggiunto agli alimenti non ha nessun senso dal punto di vista nutrizionale. Lo zucchero è già contenuto, l'avete visto, in tutti gli alimenti. Quindi aggiungere zucchero non ha senso, poi fate come vi pare. Questo è quello che dicevo prima, il sito della Nutella ci vuole convincere che l'olio di palma era presente da centinaia di secoli, lo sapevo pure io, peccato che in centinaia di secoli era la forma non raffinata, non quello che fanno loro, e quindi questa differenza, che se vedete, se non legge, nei paesi occidentali invece l'olio di palma si utilizza principalmente nella forma raffinata, ma noi siamo raffinati, quindi è un favore che ci fanno questi, e no, è qui dove ci hanno fregato due volte. E come ingrediente naturale, ma cosa c'ha di naturale questo ingrediente nelle nostre preparazioni? Noi dobbiamo mangiare la roba del nostro territorio, perché la nostra genetica, a meno che appunto non veniamo, diciamo io sono arrivato dalla Thailandia, allora mi serve l'olio di palma perché la mia genetica è quella thailandese, ma noi dobbiamo mangiare
abbiamo tutti i nutrienti, poi noi nelle Marche, ragazzi, abbiamo una fortuna, veramente non ci manca niente. Quindi naturale non c'è niente. L'olio di palma è ricchissimo di vitamina A, adesso ci vogliono convincere, guarda che ed è vero, l'olio di palma è una delle cose che ha più vitamina A di tutto, sempre prima della raffinazione però, perché l'olio, la vitamina A è quello che dà il colore arancione scuro ai nutrienti. Anche il burro, se vado in montagna e prendo il burro fatto nella manga, che colore c'ha? Giallo oro, quasi arancione. L'industria alimentare cosa ci dice? La roba più è bianca e meglio è. Il burro più è giallo, più c'ha vitamina A. Oggi il burro possiamo farne a meno, perché i nostri bisnonni senza burro, non avendo il pile, non avendo la motoslitta, non avendo il termosifone, se non mangiavano il burro morivano di freddo camminando con le ciaspole in montagna. Vabbè, andiamo avanti. Ah, poi questo adesso qui l'esperto sei te, dopo mi dici, perché per me questa è una fregatura incredibile che garantisco. Andiamo avanti, perché il problema, lo sapete tutti, questo lo dicono tutti, ci sono i grassi saturi, i grassi monoinsaturi, i grassi polinsaturi, e il grosso problema appunto è qui. Quindi se sono saturi non ce ne frega niente se sono animali, vegetali, perché dopo è la questione chimica, e questi ci fanno male. Qual è il dolore che ci danno? Sono calorie in più? No, i grassi hanno tutte le stesse calorie. Ecco, questi saturi si incrostano nelle arterie, quindi predispongono all'arteriosclerosi, all'ictus, all'infarto e tante altre belle cose. Qui vi ho messo una bella tabellina per farvi vedere come nella nostra mente magari la colza, che è una cosa che noi ci avevamo, che facevamo, che farà schifo, dici la colza fa schifo, in realtà guardate un po', questo è l'olio di oliva. Allora qui il viola è la parte quella buona, perché, scusate, prima non ve l'ho detto, qui monoinsaturi sono i migliori. Polinsaturi, negli anni 80, vi ricordate di Nino Castelnuovo che saltava la staccionata per convincerci che l'olio di mais era meglio dell'olio di oliva? Perché uno dice poli è meglio di mono. Per il corpo abbiamo detto no, quello che sta nel mezzo è il meglio. E infatti dopo gli studi ci hanno fatto vedere che poli non era meglio di mono. Poli è meglio di saturi, qualsiasi cosa è meglio di saturo. Però per noi, Homo sapiens sapiens, i migliori sono i mono. E quindi, eccoci qua, e quindi la colza, guarda caso, così. Il girasole va bene perché c'ha i poli, e dopo vedremo una cosa, e chiaramente quello di lino c'ha il linoleico, da cui prende il nome, e anche questo dovrebbe entrare. Mentre vedete qui cocco, perché tutti, dopo ce ne diavolo, palma e palmisto, lo sappiamo, ma cocco, ragazzi, è pure peggio. Cocco è quasi completamente saturo. Andiamo avanti, dopo te le lascio. Allora, etichettatura, qui, oh ragazzi, qui dovete obbligare a mettere le cifre. Adesso non so se è diventato obbligatorio, perché fino a qualche tempo fa appunto si poteva non mettere la grammatura, bastava metterli in ordine. Quindi farina di frumento, ecco perché i tucchi un prodotto da forno, perché sono i più buoni, perché al secondo posto c'è grasso vegetale. Se c'è scritto, se c'è scritto grasso vegetale, state sicuri che non è olio di oliva, ma è, nella migliore delle ipotesi, palma, chissà che altra schifezza. E il paradosso della margarina: arriva un americano, seconda guerra mondiale, in Italia, Angel Keys, al seguito dell'esercito americano, dice: ma perché in America i miei pazienti hanno tutti l'ictus e l'infarto, e qui a Napoli non ce l'ha nessuno, in campagna non ce l'ha quasi nessuno? E scopre la dieta mediterranea. Quindi la dieta mediterranea è stata scoperta non da un italiano, non è questo del campanilismo, ma del Keys. Allora il problema è che lui ha detto questi grassi vegetali, il problema è i grassi vegetali che sono liquidi, proprio perché più una roba è densa, ecco perché la Nutella fa male, perché come la spalmate sul pane si spalma nelle vostre arterie. Allora qualcuno dopo si è messo negli anni 50 a dire: oh, ma come facciamo a rendere un grasso vegetale spalmabile, no? Ha detto: ma guarda qui, qui c'è sto legame che se io lo spezzo e ci metto un atomo di idrogeno qui, un altro atomo di idrogeno qui, mi diventa solido. Ah, che invenzione, la margherina è vegetale ed è spalmabile. Peccato che quel doppio legame era il punto cruciale, famoso l'abbiamo detto prima, saturo, polinsaturo.
E se io lo spezzo e ci metto dell'idrogeno, sapete come si dice in chimico? Idrogenati, non i grassi idrogenati. Quindi la prima veramente, quella è stata involontaria, però vi assicuro che chi ha fatto la margherina era convinto di fare una cosa bella. Poi, perché ci vuole tempo per vedere i risultati. Il risultato immediato può essere effimero positivo, effimero negativo. La scienza cosa fa? Aspetta, misura, aspetta, rimisuri e paragoni e poi fai i conti. Quindi questa barzelletta mi piace perché dice: ma non c'è niente in questo negozio che non ci abbia grassi saturi, trans, altre cose. Sì, le sigarette, a questo punto veramente le sigarette, che fanno malissimo e non è un invito a fumare, e anzi sono meno tossiche. Oh, l'olio di palma, adesso non so se grazie a Mirko, grazie a chi altro, è diventato il nemico pubblico numero uno e tutti abiurano e negano di averlo mai usato. No, olio di palma, senza olio di palma, tant'è vero che anche su internet se non gira anche benzina senza olio di palma, qualsiasi cosa, vestito senza olio di palma. La mia domanda è: se non ci specificano cosa c'è dentro, potrebbe esserci di peggio. Cioè, questi almeno l'hanno scritto con olio di semi mais, ma che no, che cocco. Se ci mette il cocco preferivo il palma, che almeno un minimo di vitamina A c'è. Andiamo avanti. Quando vi ho detto ci sono tre cibi, questa è un'altra delle mie diapositive classiche, che fanno male, basta, le patatine fritte. Come vedete, indipendentemente dalla marca, un etto, quando eravamo piccolino il sacchetto era da 30 grammi, col fischietto e il pupazzetto ci poteva stare. Un etto di patatine ha più di 500 calorie. Le Pringles perché sono le più buone del mondo? Perché non sono patatine, sono delle poltiglie di schifezze studiate in laboratorio da chimici e biochimici che sanno come esaltare il nostro istinto, poi vengono stampate tutte uguali, ecco perché ci avete 80 fette tutte uguali, il tubo è da 2 etti e quindi c'è gente che non mangia la pasta perché gonfia e poi fa l'aperitivo con 1200 calorie. L'altra cosa, ormai l'avete capito, è arrivato il signore da Ferrero, no? Il killer che mi segue è la Nutella, non andiamo oltre e vi riporto per farvi solo ricordare, ma nel frattempo voi siete altrettanto bravi a ricordare quali sono quelli che usavano i nostri nonni, quali sono quelli della nostra genetica e quali sono quelli che noi dovremmo usare, senza andare a cercare cose da altri paesi che possono essere estremamente dannose, anche se non sono dannose, non ci danno niente di più. Io dico sempre: l'olio extravergine d'oliva lo venderei in farmacia perché è veramente una medicina, c'ha dentro tutti gli acidi grassi essenziali, perché alcune cose il nostro corpiccione non le sa sintetizzare, o le assumiamo con l'alimentazione oppure no. Il colesterolo, per esempio, anche se non lo assumiamo con l'alimentazione, lo sa sintetizzare, anzi il 90% del nostro colesterolo circolante è prodotto dal nostro fegato. E meno ne mangiamo, più ne produce. Le ragazze anoressiche hanno valori sui 350, giusto sempre per smontarvi alcune idee strane che possono girare nella testa. L'olio extravergine d'oliva, dicevo, c'ha tutti e due gli acidi grassi essenziali, c'è i polifenoli che sono antiossidanti eccezionali, la vitamina E antiossidante, vitamina dell'eterna giovinezza, così. Anche qui però va fatto bene, va prodotto bene, va conservato bene, non nelle bottiglie di plastica, non nelle bottiglie trasparenti, perché sennò tutte quelle belle sostanze con la luce e con il calore si deteriorano e poi le perdiamo. Quindi anche qui state calmi e usate l'olio extravergine di oliva, perché anche qui ci vorrebbe il mio corso, un vino dura 6 mesi, non posso riassumere 6 mesi, però anche qui le calorie, che adesso vi sconcerto, non sono tutte uguali, nel senso che il nostro corpo non utilizza tutte le calorie come calorie per il grasso, proprio come in una costruzione. Un tavolo sì, lo posso mettere nel camino per bruciare, ma posso, cioè il legno, ma lo posso usare anche per fare un tavolo. Quindi anche lì non abbiate paura delle calorie. Un altro amico nemico è il sale, un altro veleno potentissimo è il sale. Perché noi usiamo tanto sale? Anche questo è un retaggio storico, il sale in passato era talmente importante che il legionario romano veniva pagato con il salario. Il salario era il sacchetto di sale, che aveva girato per tutta Europa, sputellato la gente, messo a rischio la sua vita, e con cosa veniva pagato invece che con l'oro? Col sale. Perché era importante? Perché serviva per conservare i cibi in inverno, non c'era il frigorifero. Adesso noi il frigorifero ce l'abbiamo, tutti questi cibi sotto sale ci intossicano, liberiamoci del sale, perché come vedete il sale
in eccesso, ma l'eccesso è veramente minimo rispetto alle dosi, crea il cancro. Non solo il cancro, ma anche l'osteoporosi, problemi al rene, perché se c'è troppo sale, il rene che è il filtro lo deve smaltire, l'obesità, l'infarto, attenzione al sale nascosto, perché è già nascosto, ecco perché anche il sale, come lo zucchero, non ha nessun senso l'aggiunta. Attenzione alle etichette, perché vi prendono in giro, dice quant'era la dose, ah sì, 3 grammi, 6 grammi, allora loro usano il trucco che invece che mettere sale mettono solo il sodio, che è solo una parte, no, della molecola, quindi i numeri sono più bassi, però il danno è equivalente, infatti vedete 0,405 di sodio equivale a 1 grammo, 1,2 grammi di sale come rischio e pericolo. E quindi qui va spiegato bene anche questa scuola, limitarlo, limitare tutti i cibi salati perché non serve il sale, il cloruro di sodio che ci serve già è contenuto dentro gli alimenti. Quindi continuate a mantenere la calma e già abbiamo tolto il sale e lo zucchero. Arriviamo nel terreno pericoloso. Allora, che le carni fossero pericolose, l'aveva detto Veronesi, ma l'avevano detto già prima di lui e l'abbiamo detto sempre tutti, e soprattutto queste sono assolutamente pericolose, tant'è vero che appunto anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità le ha messe nel gruppo 1, che sono le carni, indipendentemente dal colore, di solito si cioè sono quelle rosse, però lavorate e anche qui salate. E un'altra preparazione a base di salse di carne, state attenti, che è anche il dado che noi utilizziamo per i bambini per fare il brodino, la minestrina veloce, che non ci abbiamo tempo, è un concentrato di schifezze, di sostanze tossiche, perché quello sta in fondo a tutti i processi di lavorazione. Cioè dal filetto ci faccio il filetto, la carne storpia ci faccio la carne macinata, le ossa le tritturo e ci faccio il würstel, quello che è rimasto sotto agli scarponi ci faccio i bocconcini per il cane, quello che mi è rimasto inzippato, quello che mi sono pulito gli scarponi, ci faccio il dado, l'estratto di carne. E non voglio fare terrorismo psicologico, però vi assicuro che questo è così, altre cose. Attenzione, perché poi invece appunto i muscoli, i tagli buoni sono nel gruppo 2. Attenzione, perché vi voglio dire che nel gruppo 1 c'è anche i raggi solari. Quindi, nel gruppo 2 ci sono anche i raggi ultravioletti, quelli normali che prendiamo al mare, se andiamo in montagna ne prendiamo molti di più. Quindi cerchiamo sempre di leggere e capire il dato, che una sostanza faccia male, sono d'accordo, l'ha detto già Paracelso, e vi ho già detto anche l'acqua fa male, se la prendiamo in eccesso, ma se la prendiamo alla giusta dose, come il sole d'estate, se lo prendiamo alla giusta dose ci fa bene, ci fa produrre la vitamina D, se lo prendiamo in eccesso ci bruciamo, se lo prendiamo troppo ci fa venire anche il cancro. Quindi ricordiamoci ogni tanto anche di quello che ha detto Paracelso. Queste qui obiettivamente fanno male, carni lavorate tipo il Wurst e così, uguale ai raggi X, che purtroppo anche questi ce li prendiamo dal cosmo perché madre natura ci rimanda, però anche qui io vedo certe volte gente super salutista che poi si accende la sigaretta, a quel punto sinceramente la sigaretta fa molto peggio. Quindi la carne rossa fa male? Sì, in eccesso, troppa carne rossa fa tutte queste cose che sono tutte vere, nessuno può negare che non siano vere, sono tutte vere, però ho sottolineato il troppo. Tra l'altro abbiamo anche qui gli esperimenti, non si fanno solo sui topi ma si fanno anche su noi stessi con le abitudini positive o le abitudini negative. Ci sono alcune zone d'Italia dove il rischio di cancro allo stomaco è molto più alto, proprio perché sono zone dove si mangia molta più salumi, molti più insaccati, molta carne rossa, soprattutto cotta alla brace, perché dopo la carne rossa può essere un inizio, ma se poi io la brucio, che è la carne più buona fatta alla brace, però attenzione, perché le amine eterocicliche cotte troppo e i grassi idrocarburi aromatici cotti troppo, questi sono assolutamente cancerogeni da soli, e anche se io brucio alcune cose di origine vegetale posso
avere le stesse sostanze, perché abbiamo detto sia le amine che i grassi, ci sono anche i grassi vegetali, quindi sempre attenzione, proprio perché è vero che la carne rossa fa aumentare il 10% il cancro al colon negli Stati Uniti, chi lo può negare? Chi dice che non è vero non ha studiato, perché è vero, però attenzione, perché per esempio in Cina hanno l'aumento del 25% del cancro dello stomaco rispetto sempre al resto della popolazione mondiale. Perché? Perché bevono il tè verde, che è una bevanda che anche quella andrebbe venduta in farmacia, a temperatura troppo bollente. Ed ecco che di nuovo il calore, l'eccesso di calore, è una noxa, è un danno per il nostro organismo. E che dire poi di questi puretti del Mozambico, questi big food non arrivano, big pharma non arriva niente, mangiano come mangiavano gli antichi egizi e hanno il cancro del fegato 90% più alto di tutto il resto della popolazione, di tutto il resto del mondo. Allora cosa dobbiamo dire? Che anche i cereali fanno male, a questo punto non mangiamo più niente? Dov'è la gabola? È sempre qui, perdonatemi. Però il faraone dell'antico Egitto aveva delle leggi sul controllo della produzione e soprattutto dell'immagazzinamento del grano che erano severissime, perché già avevano capito che se non lo immagazzini bene un cereale, cosa fa? C'è qualcuno, agricoltore, altre cose, fa le muffe, e alcune muffe producono le aflatossine, le aflatossine sono cancerogene. Allora lui voleva che il grano fosse il migliore, perché con quel grano sfamava il suo popolo era il suo esercito che lo difendeva e conquistava. Ora, da noi, siccome l'industria alimentare, ma correggimi se dovessi sbagliare, è l'industria alimentare che ha dato il mondo, tutti pensano l'industria della guerra, l'industria dell'automobile, l'industria del farmaco, no, sono le sette sorelle che producono alimenti, perché la guerra, gli aerei, quanti ne dobbiamo comprare? 15, 30, non si sa, quanto costa? 15 milioni, però fate un euro per 6 miliardi di popolazione, basta un euro a testa che è speso 6 miliardi. E quindi cosa è successo? Che questi sì che sono criminali, che utilizzano il grano, e qui questa foto è fantastica perché è proprio la sintesi, perché non esiste più destra, sinistra, noi veramente da Berlusconi, con Renzi nel campionato, quindi il Renzusconi, il renzusconesimo, quello che era come lo chiamo io proprio, e ha prodotto questo, e se questo te mette questa come ministro della salute, cioè, cosa possiamo ottenere se non questo risultato? Il problema è tutto qui, e qui dovete intervenire. Allora, se la carne da sola facesse montare i muscoli, noi saremmo tutti come Schwarzenegger. Quindi, anche qui, non sto dicendo che bisogna mangiarla, non sto dicendo neanche però che non bisogna mai mangiarla. La scienza, per il momento, certificata, dice che due volte a settimana, non più di due volte a settimana, non fa male. Se poi faccia bene... sì, è un altro discorso, che faccia bene a tutti, qui stiamo parlando sempre in generale, perché poi se entriamo in casi particolari, allora il discorso si apre. Una cosa che vi voglio far notare è la differenza tra queste due bistecche, allevata a cereali in una stalla chiusa, allevata a pascolo. Lo vedete? Lì si vede molto meglio, cioè proprio sono due cose diverse, sono due cibi diversi. Le proteine, queste per fortuna sono ubiquitarie, sono i 20 aminoacidi. Attenzione perché durante la crescita i nostri bambini hanno una fisiologia che è diversa dalla nostra. Il mio professore di pediatria mi diceva sempre, il bambino non è un piccolo adulto. Infatti la pediatria è una categoria a sé, è una specializzazione a sé, proprio perché le cose, come funziona il corpo dell'adulto e il corpo del bambino, non è uguale. E quindi non possiamo confondere le cose tra adulti e bambini. I bambini vanno tutelati in maniera diversa e devono fare delle cose diverse. Su questo famoso valore biologico arriviamo subito a quella classica: è vero che mangiare i fagioli hanno le stesse proteine del bovino? Assolutamente sì, abbiamo detto che gli aminoacidi sono quelli sul pianeta Terra, però io che peso 70 kg devo mangiare 70 grammi di proteine al giorno, dove le trovo? In 700 grammi di borlotti, insomma, però hanno 931 calorie. Se mi affido al bovino, facendo finta che mangiassi un monoalimento, ne basterebbero 341 grammi, che anche come calorie ce n'hanno di meno.
Allora uno dice, vabbè, chi se ne frega, io mangio di più e consumo di più. Il problema però è qui il famoso aminoacido limitante, la metionina. Come vedete qui il rapporto è 5 a 1 e siccome noi non siamo borlotti, non siamo vegetali, le nostre proteine sono un pochettino più simili a quelle del bovino. Per fare tutte le nostre proteine abbiamo bisogno del quintuplo della metionina e il borlotto da solo non me le dà. La cosa interessante è che prima di Big Pharma, prima di Big Food, prima di tutti, i nostri avi avevano visto che mettendo insieme cereali e legumi la forza c'era, pur non conoscendo gli aminoacidi, e qualsiasi civiltà l'ha capito, quindi non è un qualcosa che è venuto dall'alto, ma è proprio stata una scoperta nostra, perché gli Inca associavano i fagioli rossi con il mais, in Asia la soia con il riso. Attenzione all'eccesso proteico, perché abbiamo detto qui ci sono dei limiti. Quindi sta benedetta carne rossa, da dove veniamo? Veniamo da qui, ricordiamocelo. L'energia sul nostro pianeta arriva dal sole. Se si spegne il sole siamo tutti morti nel giro di poco tempo. Il sole noi non lo sappiamo sfruttare direttamente, sono le cellule, sono le piante che riescono, grazie alla clorofilla, a trasformare l'energia del sole in energia organica, qualsiasi essa sia. Noi non ce l'abbiamo la clorofilla, quindi questo primo passaggio non possiamo trasformare acqua, carbonio e azoto con l'energia del sole in niente. Loro sì. Scusate. Poi c'è tutta la catena evolutiva, pian piano, fino ad arrivare ai predatori. E anche qui cioè, l'erbivoro non può e non deve mangiare carne, perché gli mancano dei sistemi digestivi. L'elefante non è obeso, l'elefante madre natura l'ha disegnato così. E lui mangia grandi quantità di energia, c'è un apparato digerente molto particolare, completamente diverso dal nostro. E loro, dai vegetali, riescono a fare tutto. Cosa che i carnivori non riescono a fare, perché i carnivori mancano alcuni enzimi. E come fanno ad ottenere tutte le cose? Approfittano dello scalino prima, quindi mangiando gli erbivori riescono ad avere tutto. E il bello è che gli erbivori, tra l'altro, hanno facilitato il lavoro, perché hanno concentrato, visto che loro hanno muscolature più potenti, esigenze energetiche più potenti, così. Ora, noi cosa siamo? Noi siamo derivati dalle scimmie. Mi dispiace per chi crede al contrario, ma le scimmie, quelle che sono rimaste adesso, non sono in grado di andare a caccia, ma se trovano carcasse animali se le mangiano tranquillamente, perché anche le scimmie sono onnivore. Il fatto della dentatura dovremo parlarne 12 ore di seguito, ma vi assicuro che non sono frugivore e basta. E quelli che sono rimasti frugivori sono un altro ramo, perché noi non siamo un ramo diretto, ci sono state varie biforcazioni. Neanderthal, per esempio, si sono estinti, noi non siamo la conseguenza dei Neanderthal, siamo un altro ramo. Quindi cerchiamo sempre di capire che cosa è successo e da dove veniamo. La paleo diet, che qualcuno dice, sì sì, bellissimo, questo c'era una paleo diet, questo non c'era, quindi questo fa male. Sì, però attenzione, perché tra paleolitico e noi, in mezzo ci abbiamo avuto il mesolitico e il neolitico. Il neolitico ci ha avuto l'età del rame, del bronzo e del ferro, cioè c'è stata una evoluzione molto molto lunga, da 2 milioni di anni a 5.000 anni fa, e noi siamo questo risultato. Quindi quello che facevano 2 milioni di anni fa è importante per capire quello che facciamo oggi, però non funzioniamo uguale. E nel momento in cui la scimmia antropomorfa inizia a prendere lo stradello che lo porterà a noi e introduce la carne, lo sviluppo della massa cerebrale inizia ad aumentare. Quando introduce il fuoco permette di assimilare meglio alimenti, perché sono già stati in parte digeriti e trasformati dal calore, ecco che la nostra capacità cerebrale si è evoluta ancora più velocemente, ed è grazie a questa cosa qui che noi abbiamo costruito i computer, le macchine e voliamo. Ok? Scusate. Quindi, se vegani è una moda, io sono contro i vegani. Se vegani è una filosofia, io sono a favore di tutte le filosofie. Quindi mi raccomando, se fate una scelta la dovete fare consapevoli e informati.
Qui quante chic, appunto varie cose, questo poi c'è zuppa proprio di biscotto. Oh, chi, lui chiama degli esperti. Allora, io capisco che per voi uno che parla lì è un esperto, ma per me tutti quelli che parlano lì nessun esperto, anche il buon, come si chiama, calabrese, che è bellissimo, cioè lui proprio ha le physique du roi, ragazzi. Io mi farei curare da calabrese a qualsiasi cosa se non avessi avuto in mano e avessi ancora nella memoria del mio pregresso computer il suo curriculum vitae, perché lui mi lanta mille robe, ma io so, professore a contratto, rubina, tre cose, ma c'ho una cattedra, ogni anno discuto 12 tesi, questo c'ha un sottoinsegnamento, sottoscale e altre cose, perché tanto se sta in televisione non basta insegnare, se sta a insegnare non c'ha il tempo di andare in televisione. Allora, questi grandi esperti, se noi andiamo a un congresso nazionale, io all'ultimo congresso nazionale di dietetica e nutrizione clinica, mi hanno invitato a parlare della curcuma, proprio perché siccome io ho su tutti gli effetti positivi della curcuma, anche lì la scienza sta facendo grossi passi avanti nel comprendere quello che gli indiani e i cinesi già avevano compreso 4.000 anni fa. E ci sono tutti i massimi esperti, ci sono due società, calabrese ragazzi, non si vede, cioè, quelli che stanno lì, per non parlare poi dei cacciaroni, lemme, quelli che vengono a chiamare. Quindi fare questi paragonismi così, io non voglio né scontri né niente, è vero, ci sono dei paradossi anche in natura, perché la pianta carnivora, no? Dice ma porca miseria, io che sono onnivoro, voglio diventare, poi scopri così, però questi li lasciamo ai cacciaroni. Noi quello che vogliamo fare è la chiarezza e l'informazione. Allora, dobbiamo distinguere, e purtroppo ogni giorno qualcuno si inventa qualcosa, la dieta vegetariana va benissimo. Perché? Perché abbiamo addirittura le semi vegetariane che escludono solo le carni rosse, ma tutto il resto degli alimenti li mangiano. E qui non c'è nulla in contrario. La latto-ovo vegetariana esclude carne, pesce, però appunto latte, derivati e uova, le accetta, e anche qui non ci sono problemi. Le latte vegetariane che prendono solo il latte, a quel punto io dico ma scusa, pigliate pure un ovetto ogni tanto in modo che stiamo pure più tranquilli, però fino a qui ancora ci siamo. Quando entriamo nelle restrittive, come ho già detto prima, al corpo umano le restrizioni, le cose estreme non piacciono, quindi la vegana è un po' troppo restrittiva. Poi abbiamo crudiste, fruttivore, granivore, che si ispirano a dei concetti che non hanno nessun senso dal punto di vista né evolutivo né della nutrizione umana normale come la conosciamo noi. Inizia a scorrere velocemente perché il tempo è... Allora, i fruttariani, dice, i canarini... Cioè, i canarini campano solo col miglio e la lattuga, ma questo lo so pure io, ma ve l'avrei detto io, però non vedo canarini in questa stanza. Loro hanno tutti i sistemi enzimatici per cui dal miglio e dalla lattuga ottengono tutto. Che il mio caro amico Mario Panesi dica che noi col miglio curiamo il cancro, non è così. Non è così, e gliel'abbiamo anche dimostrato. Che il miglio faccia bene, sono d'accordo, lo mettono anche nei croccantini, altre cose. Che il miglio da solo faccia tutto, non è così. Qui andiamo avanti, appunto, per dire che fatta bene anche tutte le varie diete, società scientifiche. La dieta macrobiotica, come ho detto, l'ho praticata, l'ho seguita, anche questa prima andava molto di moda, adesso è un pochettino scemata, e anche loro hanno delle idee un pochettino strane. Mario Panesi si vanta di avere la terza media, aver letto il testo di macrobiotica orientale. La macrobiotica orientale è completamente diversa dal punto macrobiotico italiano, perché lui ha letto questo testo e poi ha fatto un riassuntino con i 5 organi, le 5 stelle, ha trovato questi equilibri solo nella sua testa. Come dicevo prima, lui dice che ci sono 2000 aminoacidi, io dico che ce ne sono 20. E gli ho chiesto una sera a cena, no? Così dico, guarda Mario, se te, io per i miei 20 te li posso far vedere, toccare, montare, smontare, se te me ne fai vedere solo 10 dei tuoi 2000, io sto a posto perché io vinco il premio Nobel, no? E divento il tuo più grande profeta. Tu non li puoi vedere. Quando uno mi dice che io non posso vedere una cosa, dopo qui, se parliamo di filosofia, è un'altra cosa. Quindi anche qui, come vedete, poi ci sono società scientifiche, l'ADA, American Diabetes Association, quindi dice che ben pianificata anche per il diabetico la dieta vegetariana produce dei
E sì, dopo dobbiamo entrare un attimo nel dettaglio, perché è ben pianificata. Allora, qui c'è tutta una serie di letteratura, poi ci sono anche nostri amici, tuoi amici, professor Pinelli, dove però anche lui qui, Back Parameter, però poi parla della vegetariana. Ed è qui dove a me dà un pochettino fastidio, perché qualcuno, per ben, non parlo di Pinelli, parlo in generale, qualcuno per vendere magari il suo libro, io ho scritto alcuni libri che non si trovano a pagamento, perché io li davo gratuitamente, quelli che ancora ho le copie li do, perché se io voglio informare, non è. Però questa è sempre una mia filosofia. Però stiamo attenti dove veg, se è vegetariano, non c'è niente da obiettare. Se è vegano, io qualche piccola obiezione ce l'ho da fare e ci arriviamo, perché queste sono le caratteristiche della dieta vegetariana e ci abbiamo tutta una serie di cose, di vantaggi che nessuno può negare. Sul vegan è la carenza, che a volte si raggiungono, perché poi anche lì se uno magari o si distrae o trasgredisce o non sa di assumere o fa una cosa che per me però è più strana di seguire una dieta, e adesso la dico qual è, allora magari non ce l'ha le carenze, però io le carenze non le ho lette sui libri, io le carenze le vedo a torrente. Io dopo non vado sui giornali perché un vegano è arrivato paralizzato e ci abbiamo messo 15 giorni per rimetterlo in piedi, però ci sono. Per la privacy non vi posso fare i nomi e cognomi, ma se non ci credete, io come San Tommaso vi faccio mettere il dito. Quindi attenzione, vitamina B12 lo sanno tutti, e infatti appena arriva ricoverato in neurologia, quindi i problemi sono neurologici, il neurologo inizia a paccare con la vitamina B12. Molti partono perché c'erano solo quella di carenza, se non ripartono poi chiamano me e allora dico: ma abbiamo dosato zinco, rame, la vitamina D, altre cose, dosiamo queste, anche qui troviamo valori sotto i tacchi. Quindi attenzione sulle proteine, l'abbiamo già detto, attenzione ai vari fabbisogni che cambiano con il passare dell'età, abbiamo già detto la complementarietà, però per mantenere valori adeguati dovremmo farci delle grandi attrippate. I miei nonni stavano in mezzo al campo 12 ore, andavano in giro in bicicletta, quindi tutte queste calorie le consumavano, noi un po' meno. E quindi per gli i cereali, l'aminoacido limitante, la lisina, per i legumi abbiamo già detto la metionina. Vi faccio vedere però, ragazzi, che anche qui la lisina è vero che i legumi ce l'hanno, però è sempre la metà rispetto a quella che c'è dall'altra parte, quindi se ciò fa bisogno aumentate. Ed ecco qua il colpo di scena, eccezione della soia, ecco perché la soia è diventata molto di moda, la soia c'ha tutto, altre cose, perché effettivamente la soia se la cava, ma guardate un po' chi c'è, e sai cosa sono i lupini, sì, no, perché, no, perché sai, i miei studenti, altre cose, sai cosa sono i lupini? Però questa è tutta gente acculturata, perché vi assicuro che i lupini, che era quello che mangiavamo noi al cinema, vi ricordate quel sacchettino già, invece dei popcorn cotti nel burro con sopra il sale, il lupino che ti faceva passare bene ed era salutare. La digeribilità, la dieta onnivora è più digeribile della dieta lato vegetariana. Perché? Perché qui c'è un po' troppa fibra, il troppo è come niente, quindi anche lì la fibra intrappola alcune cose, quindi facciamo un pochettino più fatica. Non ho detto che non è digeribile, la fibra è una cosa fondamentale che serve per aiutare l'intestino. Il famoso problema del calcio, attenzione, i fabbisogni variano da età a età, dobbiamo introdurre i latticini. Ma io ho letto che con i latticini dopo si perde, se mangio troppo formaggio si perde il calcio, è vero o non è vero? È vero, è vero. Perché? Perché per digerire ha bisogno del calcio che lo prende dalle ossa. No, non è proprio così, però io non so, no, non è per digerire, no, il problema è che è l'eccesso, come al solito è l'eccesso, ma udite, è l'eccesso di proteine. Allora, il formaggio è un alimento iperproteico. Se mangio tanto perché c'è tanto calcio, ma ho mangiato troppe proteine, abbiamo detto, il nostro corpo non le sa gestire, le deve buttare via. Chi le butta via? Il rene. Il rene, per buttare via le proteine, deve scambiare con una molecola, con un attomino, che in questo caso è il calcio. Però il mio rene, quell'aminoacido, quella lisina, se era venuta dal borlotto, era venuta dal formaggio, non lo sa, perché la lisina è universale.
a seconda di come la monto, poi sto. E quindi succede la stessa cosa anche se mangio troppe proteine vegetali, quindi non è l'eccesso di formaggio, è l'eccesso di proteine. E anche qui equilibrio, stiamo attenti, dove lo trovo il calcio nel mondo vegetale? Sì, è vero che c'è, però anche qui per tirarlo fuori, questo qui è quello che dicevamo prima, no, sul paradosso del calcio, per tirarlo fuori, e questa qui è la spiegazione proprio, no, di quello che vi dicevo, per cui deve essere escreto con il rene. E tra l'altro la stessa cosa succede con il sale, ecco perché il sale fa male, l'eccesso di sale lo devo scambiare e butto via anche quello. Questa è una cosa fondamentale, per favore, perché qui no, veramente mi arrabbio e toglierò tutto tranne questo. Allora, il pH del nostro sangue è 7.4. 5 in più, 5 in meno è la vita. Da 7.45 a 7.35 va sempre bene. Se poco poco sale, mi abbasso, vado in acidosi. E con l'acidosi metabolica che è 7, se arrivo a 7 sono in acidosi e sono già in coma e sono ricoverato in rianimazione, possibilmente, perché se no muore. Se in rianimazione non riescono a ristabilire il motivo per cui si muore. La stessa cosa succede, come vedete, da quest'altra parte con la stessa varietà di numeri. L'alcalosi metabolica non fa bene. L'alcalosi metabolica produce il coma e se continua ad aumentare il pH del sangue va oltre all'8, quando arriva a 9-10 sono morto, non ci arriva a 9-10, ma a 10. Quindi mi raccomando, qualsiasi cosa noi introduciamo nel nostro corpo ha un suo pH, ma quella cosa sul pH del sangue non ci può arrivare, perché prima di arrivare al sangue il nostro organismo ha una ventina di sistemi con due organi deputati che sono uno il rene e uno il polmone, per cui a ogni cambiamento subito interviene e se non riesce a ripristinarlo si muore, non ti viene i capelli bianchi o ti aumenta la panza o non funziona il pippo. Quindi mi raccomando, su questo argomento ne possiamo parlare e vale per tutti gli esseri viventi, anche i batteri acidofili. Per ammazzarli è semplicissimo, perché lui ha un altro suo valore, basta cambiargli il pH e muore. Più efficace di qualsiasi antibiotico o altre cose. Ok, devo correre, attenzione perché il calcio vegetale è vero che c'è, però gli ossalati, i fitati, i processi di cottura ce ne fanno perdere un po' e assorbire un po' di meno. In alcuni alimenti come le mandorle c'è, attenzione perché ci sono anche le calorie. La vitamina D, questa grande amica che ormai è dappertutto, fa tutto. Nel bambino mi raccomando non scherziamo, perché il deficit di vitamina D nell'adulto ti può dare l'osteoponia, ti può dare l'osteoporosi. Nel bambino dà il rachitismo. Il rachitismo dalle nostre latitudini è sparito, cerchiamo di non farlo ritornare, perché non vi ho messo la foto perché erano un po' troppo impressionanti vedere, ma si vedono, ancora oggi ricompaiono bambini rachitici. Allora, un conto è che hanno una malnutrizione perché non c'avevano da mangiare, un conto è perché non gli abbiamo dato alcuni alimenti. Purtroppo anche qui la maggior parte della vitamina D ci viene dal mondo animale, ma io ho letto che i funghi ce l'hanno, sì, funghi porcini, buonissimo, ottimo alimento, va mangiato, questa stagione va benissimo, però guardiamo sempre anche le quantità. Vi faccio vedere il paradosso, uno dice la vitamina D, il calcio e proteine, mangio la ricotta che ha pochi grassi, ho fatto l'amplen, la ricotta, la vitamina D, ce l'ha meno dei funghi. Per questo i formaggi fanno bene, i formaggi fanno male. Di cosa stiamo parlando? Di calorie, di proteine, di calcio? Iniziate sempre a entrare nel dettaglio, perché chi generalizza casca nei trappoloni. Quindi di cosa parliamo? Vogliamo parlare di calorie, vogliamo parlare di salute, vogliamo parlare di acidosi, vogliamo parlare di filosofia? Parliamo. Noi siamo fortunati rispetto ai popoli nordici perché con l'esposizione riusciamo a produrla un pochettino. Il rapporto omega 6 omega 3 non si può entrare nel discorso. Il ferro, anche qui, il ferro sapete, gli spinaci, no? È un po' un trucco, un paradosso, lo troviamo, però
Tra i 300 grammi, questa non si vede, non la potete vedere, allora, qui c'è scritto 300 grammi di fegato, che obiettivamente, o 600 di carne, 2 kg e mezzo di spinaci, questa è la vera equivalenza, perché a volte troviamo delle foto, delle figure con delle equivalenze che o chi le ha fatte, Poretto, non sapeva fare le conversioni e quindi le ha fatte in assoluta buona fede, oppure qualcuno ha giocato su due sistemi di misura diverso e ha fatto il gioco delle tre carte e lì dopo mi arrabbi un po' di più, perché se uno fa un errore, se io dico adesso inizio a studiare l'astrofisica o l'ingegneria del territorio, dico una cosa che è sbagliata ma l'ho fatta in buona fede. Se qualcuno invece inizia a fare cose strane, quello dopo non mi piace. Lo zinco nessuno sa che è un alimento importante, una cosa fondamentale, senza zinco ci fermiamo, perché sapete dove sta lo zinco? Nei mitocondri, la nostra centrale termogenica funziona con lo zinco. Se lo zinco si abbassa, non è solo i capelli e le unghie, che sono il primo sito, ma non funziona più niente e si rimane paralizzati. Anche qui con l'acidità, col limone lo possiamo estrarre. La benedetta B12, anche qui dobbiamo stare attenti, perché alcune cose che ci dicono nelle alghe c'è, nei germogli c'è, è vero, c'è. Però se io vi dico, ragazzi, vuoi lavorare con me, ti pago in euro, moneta corrente della Repubblica Italiana, a fine mese ti do 100 monete da un centesimo, te cosa mi dici? Ti ho dato 100 monete, già 100 euro sarebbero stati pochi, mi dovevi dare 100 banconote da 100, che già potevamo bisogno. Quindi stiamo sempre attenti alle quantità e ai fabbisogni. Mamma mia, è troppo tardi. E quindi attenzione, perché la vitamina B12, le carenze reali esistono, danni segni neurologici, se il tempo è limitato i danni sono limitati e reversibili, per periodi prolungati non va bene. Quindi lato vegetariani, mi ha detto, non c'è nessunissimo problema, perché lì c'è. Queste sono le raccomandazioni vegetariane dell'ADA, dove c'è la variazione e introdurre queste minime quantità di cose. Ah, ho letto che la Cleveland ha detto, è assolutamente vero, ma sempre per consumi eccessivi. E ritorniamo ai nostri nonni. Questa era il mio nonno, un maiale, una, due famiglie, loro erano poveri, un maiale, due famiglie, gli bastava 365 giorni. Se noi andiamo tutti i giorni a comprare il prosciutto, è sbagliato, è questo che ci fa male. Loro del maiale non stavano mai niente. E non sono morti, nessuno di questi è morto per tumore. Fitosteroli, mamma mia, ma c'è lo studio dell'università che dimostra che questo, allora se andiamo a vedere questo, Università Cattolica di Roma, mica pizza e fichi, che cosa hanno dimostrato? Che tra il prima che uno faceva come gli pare, dopo che ha preso questo, gli si è abbassato del 10%. Allora, se voi vi andate a dosare il vostro colesterolo adesso no, perché c'è Natale, dopo Natale, e poi fate qualsiasi cosa, iniziate a mangiare cioccolata fondente, iniziate a bere kebabcia, iniziate a strillare alla luna, vedete la stessa perdita, perché qualsiasi modifica dello stile alimentare vi fa fluttuare di un 10% il valore di colesterolo. L'alcol, attenzione, anche qui va regolamentato, perché i nostri giovani bevono troppo alcol senza accorgersene. E l'alcol, come vedete, è molto più cancerogeno della carne rossa, il sale, lo zucchero, così. I coloranti, qui è meglio che non entriamo nel discorso, a questo punto voi dite, ma c'è qualcosa che fa bene? Sì, i prodotti vegetali vanno benissimo, ma attenzione che l'alimentazione è solo uno dei quattro fattori che vanno a intossicare, a stressare, a ossidare, perché la vecchiaia è ossidazione. Lo stress, l'attività fisica intesa sia come sedentarietà che come eccesso e soprattutto l'inquinamento contano molto di più. Come possiamo fare per disintossicarci? Qui abbiamo tutte le piante, la frutta, la verdura che ci fanno benissimo, le attività antiossidanti, poi queste diavolo le lascio a disposizione di tutti. Anche qui abbiamo 20 cibi fantastici che non devono mai mancare. Anche qui, come vedete, il vino rosso e il cioccolato fondente non al latte, la frutta secca oleosa,
ci faccio una lezione a parte. I cinque colori, adesso questa l'hanno ripresa, ma io questa è 10 anni che la faccio vedere, le cinque porzioni di cinque colori, questo non deve mai mancare. Sei vegetariano, sei vegano, sei carnivoro, che non esiste, io non sono carnivoro, io sono onnivoro, io mangio la carne 1-2 volte a settimana, il pesce quelle altre 2 volte, i formaggi una volta, le zuppe che ho detto, la settimana è finita. E attenzione all'eccesso di fibra, non vedo Stefania perché bisogna parlare, anche l'attività fisica fa parte della dieta, in greco antico dieta non è non mangiare patatine, è stile di vita, e lo stile di vita è il movimento. Noi siamo stati fatti o evoluti, metteteci chi volete, per correre, o correvamo dietro all'animale che volevamo mangiare, o correvamo davanti all'animale che si voleva mangiare a noi, quello che ci frega è essere sedentari. E anche qui attenzione, perché poi man mano che capiamo che tutto il mondo vegetale, come di là abbiamo visto, no? Che il mondo animale fa male, però anche il vegetale può far male, qui il mondo vegetale fa bene, però c'è anche qualcosa di animale, e qui lo so che adesso mi menerete. Perché anche sto latte, il latte fa bene, il latte fa male, siamo mammiferi, tutta l'evoluzione, qui bisognerebbe starci altre 2 o 3 ore, però ci sono degli studi, che anche qui non in quantità industriali, l'americano, sì, ho finito, sono in conclusione, l'americano, no, è vero, però ho visto molta attenzione, nessuno si è addormentato, l'americano quando va a prendere il latte c'ha il bricco da 5 litri, voi prendete da 1 litro come faccio io? O da mezzo, anche se non prende quello, cioè chi lo prende, per carità. Quindi è sempre lì, e anche qui ci sono dati incontrovertibili che alcune proteine del latte alla dose giusta hanno delle azioni veramente miracolose, che sono quelle che utilizza il nostro corpo. E quindi mi arrivo alle conclusioni. Gli integratori servono, ah, io voglio prendere questo, prendo quell'altro. No, anche lì, cioè, se io voglio fare una scelta di vita sana e poi devo introdurre la B12 o qualsiasi altra cosa con degli integratori artificiali, dopo qui ragazzi io non sono più d'accordo. Però ognuno è libero di fare quello che vuole. In passato l'integratore, che era l'olio di fegato di merluzzo, serviva perché si mangiava la polenta, e la polenta ha le calorie, c'ha tutto, ma non c'ha niente di quelle altre cose. E io sono stato l'ultima generazione che l'ho preso, non so chi di voi l'ha provato, e ho scelto. Poi è arrivato il Betotal, che ha soppiantato, e quindi tutti quelli più giovani hanno intrapreso Betotal. Gli integratori, vedete dove li troviamo? Madre Natura ce li ha dati tutti. Non c'è niente che noi non troviamo in Madre Natura. Quindi più è varia, più è colorata, più è variegata la nostra dieta, e meglio è. Per lo sportivo si potrebbero fare delle eccezioni, le eccezioni sono per il malato, per lo stress e al cambio stagionale. E quindi concludo da dove ero partito, dieta varia ed equilibrata, tutti i cibi fanno bene, tutti i cibi fanno male. Ricordiamoci che siamo tutti assolutamente uguali agli occhi di chiunque, ma dal punto di vista della biologia e della genetica siamo tutti meravigliosamente diversi. Nessuno è bello, nessuno è brutto. L'Homo sapiens è la specie dominante sul pianeta Terra, proprio per la sua biodiversità. Le formiche sono molto più di noi, però sono molto simili, basta poco per distruggerne a miliardi. Noi abbiamo conquistato tutte le latitudini grazie alla biodiversità. Non è meglio avere la pelle bianca o la pelle nera, perché se c'hai la pelle bianca come uno scandinavo all'equatore, dopo 3 mesi sei morto. Se sei nero come un nigeriano sul PAC, il leone, l'orso polare ti vede da lontano, ti mangia e sei morto. Ricordiamoci anche questa cosa. La medicina tradizionale cinese che corro non è niente di diverso da quello che era la nostra medicina prima del 700. Sapevate questa cosa qui? La nostra medicina, prima di quei maledetti francesi che hanno scoperto tante cose, hanno iniziato a applicare la cosa, aveva gli stessi principi. Non posso entrare, ma vi assicuro che questi principi, che mi sembra che questi invece siamo ultra compatti e allineati, cibi stagionali. Adesso è Natale, il colore rosso, ma le fragole si mangiano a maggio, non comprate le fragole. Le arance hanno la vitamina C, io corro d'estate, ma le arance si mangiano adesso, d'estate la vitamina C la prendo dai frutti della stagione estiva. Tutte queste spezie sono utilizzate in altri paesi al posto dei farmaci.
Sì, però sono utilizzati come prevenzione, La prevenzione vuol dire vado in giro in bicicletta, ma se ho avuto un incidente non uso la bicicletta per andare in ospedale, devo scegliere il mezzo giusto. Quindi anche qui non confondiamo la prevenzione con la cura, che sono due cose fondamentali, la prima ti fa risparmiare sulla seconda, ma non sono la stessa cosa. Proprio perché se uno mi dice, ma in India c'è una dieta vegetariana, campano tanto bene, io gli dico, guardate, gli eschimesi mangiano solo carne e pesce e campano pure di più e campano pure meglio, perché sono il popolo che non c'ha mai né l'ictus né l'infarto, è grazie a loro che si è scoperto le pasticche di olio di pesce che magari qualcuno di noi prende, proprio perché hanno detto questi mangiano come disgraziati, non c'hanno la verdura, non c'hanno niente e grazie a questa cosa qui campano di più. Quindi cosa è meglio? Secondo me è meglio il giapponese, perché il giapponese è quello che campa di più ed è un vegano che mangia pesce. Ma noi stiamo dall'altra parte del mondo e ci abbiamo avuto un altro culo, che il bacino del Mediterraneo ci dà tutti i prodotti, quelli mediterranei dell'epoca, no? La pizza non è cucina mediterranea, ragazzi, scusa, se c'è qualche pizzettaro non si offenda. Quindi noi dobbiamo mangiare quello che ci abbiamo. Questa è la mia solita conclusione, l'obesità è un'epidemia che sta conquistando gli Stati Uniti e anche l'Europa, questa è la peste nera che ha conquistato l'Europa alla fine del 400, 35 milioni di morti in 4 anni, 33 milioni di morti all'anno, oppure la conquista del nazismo, lo stesso ha causato 60 milioni di morti in 5 anni, 33 di morti all'anno, per gli Stati Uniti 450 mila morti in tutti e 5 anni la seconda guerra mondiale, e ogni anno negli Stati Uniti muoiono 350 mila morti per l'obesità. Quindi qui abbiamo vinto la battaglia perché i nemici erano cattivi ed eravamo tutti convinti e tutti coalizzati, la ricchezza prova Zecchi e Adolf. Qui i nemici sono questi. E quindi è più difficile vincere la battaglia. Però se studiamo e se ci informiamo bene, spero di avervi creato una gran confusione, ma nei prossimi giorni ripenserete al fatto che la salute viene mangiando e mangiando troppo se ne va. Ho veramente finito, vi chiedo scusa.